Cari non telespettatori, aduken a tutti voi. Aduken! Sono Crisalide, il keeper di questo lercio canale, in compagnia della solita Mid che è qui da qualche parte, e andiamo a continuare Daymare. Mi sta portando via un sacco di tempo, e vabbè, mi è sempre appena la lingua. Se volevano fare sto colpo di scena avrebbero dovuto farlo un po' più I have to reach the conoscibile. helipad immediately. Devo raggiungere l'eliporto. Cioè, vattene via di qui e il dottore si è andato. Darsi No, la no, mano tutti separiamo. insieme. No, tanto la regola nei film Infatti. è separarci, dobbiamo separarci. Ok, questa è una foto degli invader in stile Umbrella. Guarda, riconosco già un paio di persone qua. Sempre degli invader. Ma non faccio nomi e cognomi perché non penso gli importi, ma preferisco essere tranquillo. Io ora mi sento un po' a disagio per aver detto, urlato tutti quei vaffanculo. Chiedo venia, ma Vabbè, ma ci sta, alcune ma cose m'hanno un po' irritato. anche nei giochi migliori ci si incazza perché si perde, cioè io poi sono il primo che si incazza se perde. Non in maniera esagerata, però. Questi non ho idea di chi siano in realtà. Vediamo un po' che cosa c'è qui in giro. Aviatta in corpo Quello ha secco. fatto orrore. Ma che è tutta sta fretta? Madonna, No, aveva fatto la finta. ma Mi si è fatto una proprio. mosca. Cioè, questo altro che free hugs, questo è free mangiami. Anzi, Free eats. free mordimi. No, a me mi fai pensare al film Mordimi. L'ho detto apposta. Cioè, io non l'ho visto quel film, ma mi sa di cazzata in una maniera allucinante. Cioè, me in tutta onestà non. Cioè, magari sono anche carini, per carità, però mi sembrano troppo. Cioè, non dico. Sono delle puttane allucinanti, però vabbè, sono cose che ti puoi vedere quando non c'hai un cazzo da fare e ti puoi fare due risate alle incazzate, sì, alcune cose sono anche troppo cringe. Cioè, mi sembra. Non dico una cazzata a livelli di disaster movie, ma poco ci manca. Sì, ma poi il bello è che i doppiatori sono gli stessi del Twilight Ah originale. sì? Ma che geniali! Sì. Geniali! Quindi io alle volte non riuscivo. Cioè, se ci penso, io Oddio, che mi sto schifo! immaginando i doppiatori chiamati per doppiare quella merda. Vabbè, che Vabbè. pure Twilight. Guarda, tu non. Tu. Secondo me mi salva solo l'ultimo capitolo perché c'è la battaglia finale, perché ci Sì, che sono peraltro dura. Lee Pace e Michael Sheen. Che peraltro dura un minuto. Sì, Tu infatti, peraltro come no, no, tu non però. puoi sentirlo, ma quando cammino sopra a sta roba fa un effetto sonoro di tipo disgustoso che rende perfettamente l'idea. Vabbè, poi me lo vedrò. Eeeh! No, aspetta, c'era qualcuno Che? qua. C'era qualcuno qui. Ho visto. Ma che cazzo. Ma che cosa? Allora l'ho visto giusto. Ma da dove viene questo, scusate? Mi sa che non lo prendo. Poi non so nemmeno dove colpire. No, non lo prendo. Sarebbe stato bellissimo se potevi prenderlo. Ci metto un quarto d'ora a morire. Comunque non dovrebbe mancare molto, perché solitamente in questi giochi quando scatta l'allarme che sta per rompersi tutto, stiamo a praticamente che oddio, che cos'è? Ah, è vero, sì, la tuta effettivamente è quella di Liv. Ora ci ho fatto caso. Ah, beh, è ritornato. Ritornato. Sì, ma Ma stavo. infatti mi sembrava un po' troppo. E che dovrei fare?
devi aspettare che entri nel. Ah, ok, via, fortuna che non corre. Ah, ok, questo ho già capito che ci devo fare. Sono bello di casa, dai. Vieni da papà. Ah, ti ricordi che ci stavano anche il... mentre ci facevi durante il primo combattimento? Sai che non l'ho visti? Cioè, non mi sembra di averli visti. Sì, noi invece me li ricordo, ci stavano e anzi erano... Ecco, no, che famo cor... Oh, cornuto, ecco. Ah, vabbè, ma si è ammazzato. Vabbè, ma già si è ammazzato un colpo solo. Vabbè. E l'ho pure storto. Guarda come... Ma che oh! Mamma mia, come ti ha tagliato male. Okay, lui sicuramente mi corre dietro. E invece ti manda a fare quello. Lo devi fare in tempo. Dai, su, sbrigati. Corri, scappa, c'è il Nemesis. E beh, qua ci sta tutto proprio. Eccolo che corre. Eh sì, pure. Ma vaffanculo. Moriamo. Cagliamo, vaffanculo. Cioè, se sto pezzo è tutto così, potrei metterci anche 2 giorni. Sì, ma vedi che cazzata, cioè. Io gli ho sparato e pure non l'ha colpito. Cioè, questo è proprio un difetto di collisioni. Ci sono preso adesso. Cosa è successo? Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Oddio, è stato bellissimo. Cioè, non può avermi preso anche a me, stavo troppo lontano, dai. Ma mi ha sparato l'acido. È stata una cosa magnifica, grazie mille. Prego, prego. Poi facciamo i conti quando torni, eh. Mamma mia, che fio stronzo che ha fatto! Oddio! C'hanno molto agitazione con questi cosi. Almeno lo so. E se mi sono una volta. Non so nemmeno dove devo andare. E vabbè. Mi tocca rifar tutto da capo! Vabbè, che facevo là? Ci mette l'ascensore, no? Ma è possibile che sia così degli imbecilli? Ah, beh, dai. Ma è perché devo cercare di capire che bene che cosa devo fare e come devo muovermi, che non è semplice. Ma sei ancora lì? Sì, sono ancora qui, probabilmente devo aspettare che l'ascensore arriva e nel mentre non capisco se gli devo fare danno, se lo devo colpire. E poi ovviamente lui è veloce.
di avercela fatta, se riesco a colpirlo. Ma che cazzo, ma perché non è andato per terra? Ma perché devo vedere queste cose? Allegria, come un lampo di vita, allegria. Comincio subito. Magari lasciati qualche bombola. Ma io penso che se incomincio a fargli danno, lui incomincia a correre. Quindi forse questa cosa devo farla solo alla fine, non subito. Cioè, una cosa che alla fine in questo modo si ritorce contro di me. Vediamo se riesce a mancarmi ancora, eh? Adesso mi è parecchio utile, devo ammetterlo. Grazie, utente di cui non ricordo. Ce l'ha sul commento, però mo il nome onestamente non me lo ricordo. Grazie per essere entrato, chiunque tu sia, perdonami, non posso leggere noi, non riesco a leggere i commenti. Faccio io, grazie Alessandro 1986, ciao anche a te. Guarda se sto cazzo di ascensore arriva, eh. Saluta Anto, saluta come si deve. Com'è che si chiama? Alessandro 1986. Ciao Alessandro 1986, forse ce l'ho fatta. Guarda se corre sto scemo! E vabbè. Lo vedi perché io che i movimenti di sto gioco sono poco reattivi? Sto un quarto d'ora a camminare invece di correre. L'avevo fatta. Non ho combinato niente di buono nella vita. Tanto grazie su YouTube, allora grazie a Elysium Noir. Non si pronuncia Elysium? Vabbè. Ah, se non lo sei tu, guarda, se non lo sei tu, figurati io. Guarda se prende ste munizioni, sto pirla. Vabbè, se l'ho pronunciato male, mi scuso, che dov'è? Beh, se tu lo pronunci male, non è proprio... No, è grave. Esatto. Che poi qua, data la mia pronuncia, il mio accento, che... Non ce la farò mai, diciamo la mia... come posso dire, i miei colori, tutti pensano che sono russa. Praticamente non ne azzeccano. O russa, dicono sempre russa, polacca, ucraina. Sì, praticamente non ne azzeccano. Non azzeccano una, praticamente. Vabbè, perché sai, guardano i miei tratti fisici. Sì, ho capito, ma dai. Io non ho il... Dai, provaci. Sì, no, aspetta però. Io non ho l'accento di Super Mario, capito? Quindi. Ma vabbè, non stai c'è l'accento di Super Mario, era preoccupante. No, ma in realtà ce ne sono marea. Ah, ce l'ho fatta. Festeggiamo! Trombe e trombette. Beh, magari qua ce le metto qualche tromba quando lo carico su YouTube. Allora. Stanno scrivendo Alex, Alessandro e Tesi. Vediamo un po'. Essendo un fan sfegatato di Resident Evil, non volevo prendere questo gamer. Ma continuo a leggere di una giocabilità molto macchinosa e difficoltosa. Cosa mi dite riguardo, ragazzi? Allora, la giocabilità effettivamente è un po' poco reattiva.
Cioè, te, guarda, ti faccio l'esempio. Guarda nel momento in cui io premo il tasto quanto ci metto a cambiare l'arma. Sono passati almeno 2 secondi per cambiarsi un'arma, il che non è proprio il massimo. Anche nel momento in cui io premo per correre è comunque un po' poco reattivo. Però è una cosa che ti penalizza, ma non sempre. Poi ci devi anche un po' fare l'abitudine. Però non è solo questo comunque l'elemento per cui uno deve giudicare un gioco. Cioè, un gioco va giudicato nel suo complesso. E nel complesso a me sta piacendo veramente tanto. A me e anche a Mid. Poi considera... Sì, comunque... Sì, vai, vai. Dai, continua a pensare. Non posso combinare un cazzo. Non ce l'ho più di quelle con la punta cava. Ah, ok, sì. Però c'ho troppi caricatori. E poi c'è anche da dire che è un gioco a prezzo budget e comunque, cioè, non è che spendi chissà quale cifra, io comunque te lo consiglio. Poi se per come noi, se tu sei come noi nostalgici, insomma, che sì, beh, questo è un gioco impregnato di nostalgia, questo nostalgico gioco. come noi troverai tante chicche interessanti durante il gioco, tanti easter egg stile Ready Player One, sì, è vero. Ready Player One, solo per gli easter egg non so quanto se l'ha costato. Oddio. Ancora tu? Io vorrei sapere Sandman dove. Ok, qui è pieno di esplosivi, ma mi spieghi. Ma se me li metti nell'angolino del muro, gli esplosivi come cazzo faccio a. Cioè, qui è strapieno di esplosivi, però non mi ci posso avvicinare così tanto, no, pure a me. Farete una bella griglia. Avrei altri programmi per pasquetta. Vabbè, la madonna. Cioè, è scoppiata davvero. Continuo a curarmi, ma cioè, fra un po' secondo me vado in overdose per forza. Che veramente mi sto... Ma perché sono morto adesso? Vaffanculo! Beh, questo, eh. Eh sì, ma non mi fate pure le combo, mi fate. Vabbè. Sì, ma è stupido, cioè, non mi attaccano, neanche lo vedo. Quello mi ferma con l'acido e quello m'afferra. Ma sai a me che mi ricordi, chi mi ricorda quando corre, soprattutto col braccio alzato, e corre sbilente? Mi ricorda Lady Cocca. Oddio, non corre così male, lui, eh. Prendete la grassona! Sarebbe curioso sapere come si chiama in inglese. Vado a vedere, dai. Vai, appena poi leggi pure il commento che c'ha scritto Desi. Ha scritto botte da orbi. No, l'orbo so io, quello so quello che non ci vede più. Sì, devo vedere come sono. Io pensavo fosse anche più vecchio, invece è del 73 questo rompito. Vabbè, comunque più vecchio di noi. Cioè, io comunque penso che... Cioè, io da quando ho visto quella scena sono sempre più convinto che Lady Cocca sia la moglie segreta di Bomber. Anzi di Bulldozer. Comunque Lady Cocca si chiama Lady Cluck. Cioè non so se si pronunci Cluck o Cluck. È un termine che non conosco. No, vabbè. Credo sia inventato.
No, io non penso sia inventato. Magari un significato ce l'ha, eh. Fa un po' magari no, però. Dubito che fosse quello che ti dimentico, però. E in momenti come questi ci vorrebbero delle armi esplosive che prendono tutti, tipo le granate. Ma ovviamente questo gioco ne è sprovvisto. Ovviamente questo qua. Comunque no, non c'è, no, è come immaginavo, non è una parola, è un'azione insieme o non è una parola. Vabbè, è semplicemente una parola simile goffa. Comunque credo si pronunci comunque. Ma guarda che cazzata, cioè per un centimetro non lo colpisce. E tu sempre pronto a farci le battute. Io non ho detto niente, Federico. Sì, certo, certo. E che ti ho scritto Giocondo in fronte? Sì. Ho fatto un casino della Madonna. Deve scrive forte, firma di Riccardino Fusso, c'è ragione, adesso. Un film mal riuscito. Ha guardato lì, ma non ha preso un cazzo. Perché gli devi dare sempre quei 2 secondi per... Non ce li ho 2 secondi, è quello il problema, che non ce li ho. Cioè qua non c'ho manco un quarto di secondo, non c'ho manco il tempo per incazzarmi. C'ho tempo solo per morire. Sì, vabbè, ma questo tu mi spieghi da dove ce l'ho fuori. Cioè nemmeno ti avvisano, apparono dal nulla e basta. Così cazzo a cavolo che mi prendono. Sì, ma cioè fai un verso, fai un suono, cioè con una. Cioè secondo te è normale che mi prendi se mi arrivi dal nulla, eh? Vabbè.
cavolo. Sta andando leggermente. Sta andando leggermente. Ma solo leggermente meglio. Solo leggermente. So che comunque i zombie sicuramente riappaiono. Infatti, cioè, me li ritrovo in faccia completamente dal nulla, che è una cosa che mi dà veramente sui nervi. Poi i suoi movimenti sono molto casuali, una volta corre, una volta cammina. Eccolo, quello di prima. È quello che gli ha staccato il braccio. Come on, we need to get out of here. The dam's gonna blow. Right, we better hurry. Peter. Lo sapevo. Ravens, go get out of here. What the fuck? No. Ah, non mi sembra un po' troppo facile. Not today, kid. Not today. You've already risked your life far too many times. This time, cioè, non ho capito questo che va in giro a strappare le braccia alle persone, ma è diventato l'eroe della situazione. Beh, magari è sempre stato buono. The truth is under. Capitolo 5. Fido. I accomplished my mission at the first light of dawn. And for once, ovviamente da parte l'ultima parola aspetta Cleaner, doppiato da Lex Leon. C'è un commento sulla chat. Vado a vedere subito. Aiden. Tesi che ha scritto Ole. Ole. Vabbè, non è stato lunghissimissimo. Ma l'ha ammazzato lì così, nel senso neanche per vedere. Senza anche farci vedere. Yes, a great Sandman, he ain't so great after all. But after all of the lives lost, at least I managed to save one. What's going on? By all rights, you should be dead. And you're not. Wait, what? Who did that to you? That fucking guy! Don't touch me! Stay away! Leave! He turned me into this freak! The antidote! I need it now! This? Give it to me now! You alright? Did it work? Lisa? You bastard! You remember me? You mass murdering piece of shit! I will never see you taking away from me! What? Get the hell out! Drop your gun right now! Chi è il terzo incomodo qui? Fucker! You killed her! Why? What did my baby ever do to you? Hey, whoa, calm down. Too many people have died already. Riepilogando. Whatever happened, it's over. It's over. No, it's not over. Not by a long shot. Not until this guy pays for what he did to her. Listen. I don't know you, sir. But you can trust me when I say the man who did all this is dead. The Major's a hero. He risked his life. He risked his life? Huh? For what? To murder tens of people? Questo è fissato con la moglie, eh? I was there. So was the boy. I saw what he did to her. My baby. Now, I suggest you get the fuck out of my
way, or you can go to hell with them! I'm not gonna tell you again, sir. Drop your weapon, or I'm gonna shoot you where you stand. Drop your gun! No matter what you think you saw. Stand down, Raven. What? Stand down. It's you, isn't it? Samuel. How do you know my name? Because I know more than what you think. But the only thing you really need to know... E quindi questo non era negativo, ma era buono. I never meant to hurt her. Not intentionally. Your wife, she was one of the few people I could really count on. What's that supposed to mean, huh? Huh? Who are you people? Era posseduto dal virus. Sì, and broke my neck, baby. Certo. Ah, ecco com'è. Perché non prendi le tue cazzo di medicine ogni tanto? She's dead! Sam, baby, are we really gonna argue over semantics? Non riesco, cioè... Just look at yourself. Il marito in realtà ha ammazzato la moglie. Shut up! That's all you want! Shut That's all you ever want! Shut the fuck up! Just shut your mouth! Samuel, I... No, no, credo che sia semplicemente lui che gli sta continuando a dire... ...ucciderlo. No! No! This isn't real! You She's dead! Company property! Don't listen to her, Samuel! The moment you were born! Damn it! The voice isn't Sarah! Ok, no, qui effettivamente sono un po' confuso. Don't do it! Ma finisce così? Così? Ma non ci fate sapere niente. Cioè, quello è chi ha spada, le farfalle. No, beh, sarebbe bellissimo se si sono sparati tutti e tre contro tutti insieme, guarda. Ma che bello vedere che tutti i nomi sono italiani. Mi fa veramente strano. No, a me fa tanto piacere. Sì, anche cioè, a me. Ma poi c'è... No, a me sa che mi hai ricordato quella scena di Scary Movie 3 e Scary Movie 4 dove dovevano scambiarsi gli oggetti e non si capiva chi a cosa... Ripilogando. Sì, comunque Daisy ha detto aspettate i titoli di coda, eh. Ah, ok. Immaginavo, grazie. Beh, io pure. Vabbè, dunque, parliamo del gioco. Sì, ma io spero... Sì, un secondo, ma io spero che i titoli di coda facciano vedere... Insomma... Sì, lo so, tesoro, lo so che dobbiamo aspettare, tranquillo. Cioè, io spero che facciano vedere il finale un po' più, cioè... Ma sicuramente lo faranno. Come allora, che siamo arrivati alla fine, tirando le conclusioni. Mamma mia, c'ho degli occhiaie che mi raggiungono a piedi. Allora, il gioco è indubbiamente molto entusiasmante e come survival horror di gran lunga superiore a molte produzioni che ho visto finora. Pecca sicuramente un po' nel comparto tecnico, beh, soprattutto nelle animazioni dei personaggi che sono abbastanza macchinose, e nella giocabilità perché i comandi comunque rispondono in maniera un po' lenta. Però il gioco è fatto con sentimento, si vede, l'impegno c'è stato da parte dei ragazzi e hanno creato un prodotto più che dignitoso, soprattutto considerando le loro possibilità, perché questo si tratta di un gioco totalmente autofinanziato, quindi nessuno li ha aiutati, hanno fatto tutto da soli, ed è, ricordiamo, di un gruppo di 11 persone, e da questo punto di vista hanno decisamente fatto più di quello che potevano fare. Certo, i difetti ci sono delle cose migliorabili, in generale i combattimenti con i boss non sono propriamente memorabili, e i controlli purtroppo intaccano un po' anche la difficoltà, perché comunque non è raro avere un game over quando magari il personaggio non si muove come uno vorrebbe. Però ci sono anche tanti filtri privilegi, è molto longevo, è complicato, è enigmi ben studiati. Ho letto delle... Ricordiamo Castor e Polluce, mamma mia, ci abbiamo messo un'ora e mezza solo per quella di più sopra. E ho letto delle critiche anche riguardo alla storia che non è raccontata bene. La
storia mi sembra abbastanza semplice, cioè non è complicata. È una storia abbastanza semplice, a quella dei vecchi Resident Evil, e mi sembra narrata abbastanza bene. Oddio, sulla fine un po' mi sono confuso, ma più che altro perché non stavo leggendo bene i sottotitoli, perché comunque con i highlight si tende un po' a distrarsi. E ci sono veramente tanti easter egg che fanno capire che tanto che comunque chi ha fatto questo gioco ha più o meno la nostra stessa età, e chissà quanti non abbiamo colti noi. Infatti adesso il prossimo video che faremo sarà senza dubbio una reaction. Sì, esatto. C'è un commento nella chat, vedi un po'? Sì, è Daisy che credo riguardi la scena dopo i titoli di coda, quindi non ti dico niente. Ok, meno male che non posso leggere i commenti, altrimenti mi avrebbe spoilerato tutto. Che altro dire? Io l'ho apprezzato tanto, mi sono divertito veramente tanto, mi sono incazzato veramente tanto. Non è una cosa che mi capita spesso. Io mi sento un po' in colpa per tutti i vaffanculo che ho urlato. E vabbè, ma ne ho lanciati però parecchi anch'io, eh. No, però in certi momenti quando non potevi ricaricare la pistola perché quando mettevi il menu. Ma perché poi, cioè, è proprio il gioco che è lento. Ma perché, cioè, anche in questo, cioè, perché, cioè, è realistico il fatto che sia sul palmare sul braccio, però tempo che alzi il braccio, tempo che lo guardi, cioè è proprio il gioco che è molto lento. E giustamente quando stai affrontando un boss non puoi permetterti di fare queste cose. Leggi un po' i commenti, per favore. Dice sempre... Ah no, ok, non, il commento di Daisy non era riguardo la scena dopo di Tele di Coda, pardon. Ok, dice che c'è una news, praticamente dice che hanno già in progetto di fare un seguito. Sì, questo l'avevo già sentito. Come ho già detto, cioè, questi ragazzi sono partiti da un remake amatoriale a fare un gioco tutto loro, pubblicato anche per console, quindi hanno fatto un salto da gigante sotto questo punto di vista, hanno compiuto cose miracolo. Io spero che se faranno un seguito avranno i fondi necessari, che insomma migliorino un po' di cose, soprattutto quando devi ricaricare o metterti nel menu, che almeno si ferma. No, ma poi bisogna anche dire che come la sono dimenticata, che mi viene in mente la dimenticata. Grazie alla gamba. Ah, è così, cioè, bisogna ricordare che anche comunque un team come Naughty Dog è nato da poche persone, quindi... Cioè, inizialmente Naughty Dog erano solo in due, quindi... Beh, se pensi a Steve Jobs, pare che stavano in un garage. Sì, esatto. Ok, vediamo sta scena da titoli di coda. Vediamo un po'. Sam e Sara. Ok. Ah! Mi sa che... Non è che forse era la moglie che... Beh, quello è il cadavere della moglie, questo è chiaro. Chi c'è? No, era il braccio, quindi mi sa... Chi c'è? Aspetta. No, che c'è? L'ultima parte? Che cos'è? Cos'è? Un ulteriore finale interattivo? Che cos'è? Ah, ok, sì. Boot up the register. Ah, è cleaner. Mission report K731.
Quanto mi è bastato di sentire la voce di Leon dopo 22 anni. 956-5061. Si sente che è un po' pesantita. Qua c'è l'anima sua. The material requested has been recovered. Of those involved, there's no one left. At least no one who knows what's really going on. I erased all traces of K's involvement. Hexacorp Biogenetics will be blamed and held accountable for the mishap in Keenside. Un finale alla Resident Evil al 100%. Accendi il computer principale, che è questo? Aspetta, c'è... vai un po' lì a sinistra. Questo mi sembra... no, è sicuramente un qualcosa di orribile. È scritto in giapponese. C'era scritto... un'altra... c'era un'altra... E comunque sì, sarebbe carino sapere che c'è scritto qui in giapponese. Solo che purtroppo il giapponese non lo so. Allora, il computer principale, vediamo un po'. Deve essere quello. Beh, un po', quello lì a sinistra che c'è un'altra. Sono degli scheletri. No, beh, sono sempre le solite macchine di cose disgustose, cavoli vari. 02. C'è qualcosa qui dietro, vediamo un po'. Sembrerebbe di no. Ok, accendiamo il computer principale e vediamo che succede. Following materials archive. Evidence number 1. H8. Sì, ma non mi mette i sottotitoli bianchi su una striscia bianca, però. Archivia prova. Ok, questo è il pezzo iniziale. Dovete per... questo è il pezzo iniziale, sì, dove c'è stato lo scontro con Liv, presumo che è quello che sto vedendo domani con il Riven. Evidence number 2, intercepted voice messages of Major Sandman Vulcan. Voice message, encryption code XDR00035. Sarah, I would have liked to speak with you in person, but I'm afraid that's just not gonna happen. Okay. The moment has arrived. You know, ora sappiamo che Sarah lavorava per lui. I do whatever it takes to protect her. La moglie, giusto? Sì, la moglie di Sam. Prove it to myself, to you. Non mi ricordo se prima l'avevano detta questa cosa, ma mi sembra di no. A precious little angel, Samantha. In exactly 7 days, my man and I will be deployed to the Aegis labs to recover Sam. Tra 7 giorni? You know what I have to do. Oh, I know what you're thinking right now. I know. So many innocent lives lost to save just one. Ma in effetti. But she's my baby girl. So listen up. I want you to leave Keenside. You and your Samuel, and get as far away from the city as possible. Mi sa che non hanno fatto in tempo. The gears of destruction are already in motion, and nobody can stop them now. And even if they could, I wouldn't let them. So, if one day my conscience does feel a little less guilty, it'll only be because I've not only saved my daughter's life, la vita della mia bambina, yours as well. I know you know what it means to truly love someone with every fiber of your being. Quindi fammi capire, era sposata con lui, ma la figlia era sua? To be with that person and share one last day, one last minute, one last tantalizing second. I couldn't live with myself knowing I didn't step up and do something, even if it means burning. Forse intendo una creazione del laboratorio. That should come easy compared to a living hell without her. One day you can forgive me, but if you can't, saving Samantha will be enough. Non ho capito bene che... Intanto a me mi viene in mente, quando fanno vedere parte, cioè la mano e il polso della moglie, a me mi sembra che ci fossero dei tagli sul polso, non è che si era suicidata. Sweetheart,
questa è Samantha che, questa è Stella che parla. Ok. The more elaborate the lie, especially one as grandiose and brazen as this, the more difficult it becomes to explain. I should have waited for you to come home, to speak with you in person, but I just can't do anything but record this. You won't be home before dark, by which time it'll probably be... Sì, ho capito, parla, sta allunga troppo. There's a good chance they'll come here looking for me. They. I guess you're wondering who I'm talking about. What I'm about to say will change your life forever. Change my life too. What's happening, one way or another, was inevitable. But at the cost of many thousands of lives, it will also mean the end of our relationship. Listen to me. By now, all of Keen's sight is lost. He did it. He infected the whole goddamn town, sentencing the people here to a fate worse than death. He committed a truly unforgivable sin. The last hope for a crazy man being puppeted by even crazier people, the Kuronosu Company. I still don't understand how he could have done it, how anyone could have done it, even him, especially him. God damn you, Kuronosu, Hexacore, damn you both to hell. Oh, Christ. We're just a bunch of filthy murderers, all of us. Sam, listen. What I want to say, if I wasn't a coward, is that even though I've always loved you, I've never been completely honest with you. Beneath this city, behind your disease, lies a tangled web of secrets linked to the company. I would have told you sooner rather than being obliged by this tragedy. But I couldn't, and wasn't ready. La sua malattia era voluta, quindi. I was afraid of how it might affect us. Sorry. It kills me to tell you this, but I'm not who you think I am. E fino a qua ci eravamo arrivati. You already know that I work for Hexacore, but what you don't know is that my job isn't limited to mere administration. My field of expertise is actually the supervision of research studies, monitoring one of our most important tests. Ah, okay. You. Ah? For decades now, our government has been experimenting in its own backyard, testing chemical weapons on an unsuspecting America. The project is called Truman, and Keen Sight is one of the most illustrious testing zones, with Hexacore overseeing the whole shebang since the 40s. You, and hundreds of others like you, are the end result of these tests, and we've been tasked with keeping you in check and gleaning as much data as possible about your condition. I can attest, however, that it took very little effort for you to become the most important part for me, because I actually fell in love with you, and it wasn't just a job for me anymore. So when someone asks if I love my work, I tell them yes. Thanks to you, I do. And maybe that's why I've never had the courage to tell you before. And more importantly, I would never leave this place without you, of my own free will, if given the choice. Hold on. I hear something. There's somebody out there. Ok, beh, questa parte è molto esplicativa. Sì, aspetta che io sto finendo di vederlo su Twitch perché non okay, leggevo aspetta, aspetta. Titoli dalla Ok, aspetta.
Dovrebbero esserci anche un paio di commenti nuovi. Stava dicendo, qui diceva che in realtà come giusto, come stava, Sì, ho letto tutti. come ha detto poco fa Raven, cioè lui faceva parte era un esperimento della Hexacorp, quindi le sue allucinazioni erano volute, in poche parole. Ok, vediamo l'ultimo file da archiviare. Finalmente ce l'ho fatta, sono a capo di uno dei progetti di sperimentazione più importanti del paese. Ho lavorato per anni al perfezionamento del progetto Truman insieme ai signor Silek, culo dell'Hexagon. Mi sa che qui c'è un errore di ortografia. Ma forse ci è voluto più tempo per cercare quel dinosauro di Murphy a Washington a darmi il comando delle operazioni. Non andate dietro, ero sempre o troppo giovane o troppo donna o troppo nera, ma alla fine hanno dovuto riconoscere il mio valore. Oddio, sono 9 pagine e qui non finiamo più. Allora, sono qui solo da pochi mesi, ma credo di essermi ambientata già perfettamente in questa comunità rurale. Ogni tanto provo un po' di pena per i cittadini di Kingside, forse sarebbe meglio definirli con il loro vero nome, Cavie. D'accordo. Leggi il commento di Desi? Altre volte però l'invidio, tutto sommato, immagino. Amicizia e rispetto professionale tra lei, insomma, Sara e Sandman, non so. Sandman, Sì. sì, ho capito. Debba essere stato bello avere una vita semplice senza grattacapi. La compagnia si occupa di tutto e questa compagnia di vetro, campagna di vetro gigante, ritiene il riparo dallo schifo del mondo esterno, tipo la OCP, insomma. Mi piace pensare di aver contribuito a creare una sorta di piccolo paradiso, o forse un nuovo girone dell'inferno. Punto di vista. Dio, ma quanto scrive questa? La fase più complessa del progetto Truman è ufficialmente iniziata, o perlomeno il mio ruolo attivo sul campo. Ogni ricercatore dovrà avere un contatto frequente con il soggetto da controllare. Dio non farò eccezione, anzi, dovrò dare l'esempio. In ogni caso, domani incontrerò il mio sorvegliato speciale e, a giudicare dai rapporti, è evidente che si tratta di uno dei soggetti più importanti ai fini della sperimentazione. Intanto il braccio continua a prudermi costantemente da giorni. Il fatto che tutto il personale della compagnia abbia un microchip impiantato nell'avambraccio destro non significa necessariamente che sia una buona cosa, no? Infatti non lo è. Dopotutto noi siamo i ricercatori e non certo le cave del problema. Purtroppo, per quanto sono gioco, non posso certo tirarmi indietro. Mio Dio, erano anni che non mi sentivo così bene, aspetta a dirlo. Il progetto Truman sta procedendo senza intoppi e la sperimentazione sta facendo passi da gigante, molto gigante, molto. Non nascondo l'eccitazione, grazie al lavoro che svolgo con il mio soggetto, ok? Dato che questo non è un rapporto ufficiale, posso dire che il soggetto Sam, insomma la persona che seguo, mi sono dovuto avvicinare, beh, inizio a pensare che sia qualcosa di più. Non dovrei, lo so, ma se la compagnia vuole che gli sia sempre più vicino, e questa è la stessa cosa che vuole il mio cuore, allora dov'è il problema? Questa è una cosa molto simile a John e Ada di Resident Evil 2, anche se in questo caso lei si innamora veramente. Con lo spostamento del personale di alto livello del nuovo ufficio dell'ultimo piano della diga, ci siamo ritrovati a condividere molti spazi con i ragazzi dell'unità speciale Hexacorp. Ma mentre gli agenti Hades sembrano delle macchine da guerra che lasciano trascorrere ben poco di personale al di fuori della loro cerchia ristretta, i piloti della HAF sono ragazzi piuttosto normali, nonostante quello che la compagnia li porta spesso a dover fare. Uno in particolare sembra attirare l'attenzione di tutte le ragazze qui intorno, si chiama Hayden, quello che, anche se tutti hanno indizi a chiamarlo Sandman, dopo l'incidente di Groom Lake.
Lei di quello che ha dovuto passare per uscire vivi, ma vorrei sapere di più. L'abbiamo quasi fatto, eh? Aiden è una persona straordinaria, quindi il vero nome di Sandman è Aiden. Nonostante la difficoltà che ha dovuto attraversare, sono riuscito a strappargli qualcosa in più del suo passato e ho scoperto che sua moglie lo ha lasciato ormai da anni a causa del suo lavoro, che lo costringe ad essere sempre lontano da casa. Lo ha lasciato da solo a prendersi cura anche di sua figlia, mazza che stronza, la piccola Samantha. E infatti, eccola qua. Samantha è la figlia di Aiden. Mi sento davvero molto vicina a lui, tanto per sentire esattamente quello che provo per Sam. Solo il tempo mi dirà di più. La cosa più importante ora è concentrarmi sul mio lavoro. Però vedi che qua forse ha avuto un attimo di confusione, perché sento la stessa cosa per Sam, quindi forse c'è un attimo di confusione. Io quanto scrive sta ragazza? Pensavo di essere in grado di gestire tutto quanto, invece vorrei, ma non aver mai preso parte a questo schifo. Sono più di 4 anni ormai che lavoro per la compagnia portando avanti il progetto Truman e sembra proprio che le cose non stiano andando come pensavo. Non siamo qui per migliorare la vita delle persone, ma per testare delle possibili armi di distruzione di massa. Ma dai, lo capisci adesso? È come se non bastasse, nonostante sacrificheremo la nostra vita lavorando per quei bastardi dell'Hexagon e per i robottini del governo. Questi non alzano un dito per noi, per nessuno di noi. Aiden mi ha rivelato che Samantha ha contratto una terribile malattia, qualcosa per cui serviranno delle costose cure sperimentali che la compagnia non ha intenzione di coprire. Per questo che negli ultimi mesi non sembrava più lui. Voglio fare qualcosa per aiutarlo, gli sarò sempre vicina, sempre. Nel frattempo c'è almeno una cosa più positiva in tutto questo: Sam mi ha chiesto di sposarlo. Una luce in tutto questo buio che mi ha fatto capire quali sono le cose davvero importanti della vita. Adesso so verso chi vuole andare il mio cuore. Ok, vedi, come ho detto io, lei c'avevo un attimo di dubbio qua, fra Aiden e Sam. Adesso va verso chi vuole, e devo dedicarmi solo a lui. Devo fare il mio lavoro al meglio così che lui possa star bene. Io non ce la faccio più, quanto scrive questa, attaccatevi alle mani. Ah, già, è morto. Non riesco a crederci. Aiden ha voluto incontrarmi appena fuori città per rivelarmi le sue intenzioni. Sembra ormai rimanga poco tempo per salvare Samantha. E che l'unico modo per salvare la vita sarebbe compiere un atto a dir poco scellerato. Pare che la Kuronosu, un gigante della farmaceutica mondiale, direi giapponese in questo caso, abbia stretto un accordo con Aiden per salvare sua figlia in cambio della distruzione di centinaia, se non migliaia di vite. Anche della stessa Hexacorp, come se non fosse abbastanza, metterà in ginocchio il nostro governo, rivelando la verità dietro gli esperimenti sulla popolazione americana in corso ormai da decenni. Deve essere completamente impazzito. Niente, neanche la perdita di una persona così cara può giustificare una decisione così stupida. Se fosse la tua figlia, voglio vedere come ti comporteresti. Sono abbastanza certa che quei bastardi lo stanno usando e non capisco come diamine non se ne renda conto. Però a provare di nuovo, sono sicura che sono solo le parole di un padre disperato, ma se non dovesse darmi ascolto sarò costretto a denunciarlo alla divisione affari interni della compagnia. Per questo non so se riuscirò a condividere con cui cosa gli faranno. Aiden ha lasciato la base, ha preso qualche giorno di licenza, sembra proprio che la piccola Samantha non ce l'abbia fatta. Il suo cuore ha smesso di battere appena 48 ore fa, mi spiace moltissimo, ma almeno non c'è più un motivo per il quale debba mettere in atto il suo piano scellerato. Ne sei sicura? A quanto pare dovrò fare un lungo viaggio per raggiungere il luogo dove la piccola Samantha era in cura. Ora sono certa che tornerà presto. E quando lo farà, gli sarò vicino il più possibile. L'abbiamo fatto, abbiamo finito. Ah! Ecco che fine ha fatto Samantha. Ecco che fine ha fatto Samantha. Oh, risultati. Allora, novità di gioco normale. 12 ore 55. Morti, morti 41 e mi ha dato pure B, troppo buono è stato. Bene. Normale, sì. Bene, abbiamo finito. Io direi che sono passate almeno 3 ore da quando abbiamo cominciato, quindi certamente questa almeno su YouTube la dividerò in due parti. E beh, che cosa dire?
quello che penso sul gioco l'ho detto. Non sembra che abbia sbloccato. Ah, ecco delle statuette che abbiamo colpito. Infatti, no, vabbè, quante ne abbiamo perse? Vabbè, questo è Conker. Cioè, questo è chiaramente Conker. C'è poco da dire. Questo. Ok, ho capito. È sempre. È praticamente c'è il coso, il cervo, il simbolo di King Sight con diverse maschere e diversi. Insomma, con diverse decorazioni. Allora, tiriamo le somme, insomma, le ho già tirate. E io direi di ringraziare quelle persone che hanno seguito questa serie. Finalmente siamo arrivati alla fine. Non mi sembra vero, c'ho gli occhi che sembrano due pianeti. E ringrazio la mia carissima Mid per essere stata con me per tutta questa serie. Ringrazio Desi in chat che ci ha tenuto compagnia per queste ultime due parti. E anche quelle persone che sono state con noi. E non so, credo che la prossima serie sarà The Last of Us 2 molto probabilmente. E... grazie anche ad Alex che ci ha scritto oggi. Alexandro 1986. Non so se è ancora in chat, mi sa di no, però. Beh, ringraziamo tutti così. Buoni. Sì, esatto. Sono pochi ma buoni. E noi vi ringraziamo di essere stati con noi qualora avete scelto di farlo. E ci vediamo al prossimo video, quello non ce ne sarà mai uno.